un grande peccato, un grande male nel popolo di Dio è la divisione. Ecco che il popolo di Dio è diviso. Le tribù del nord, pur essendo stato proclamato Davide re, non lo accettano. Aspettano ancora di vedere se c'è un discendente di Saul che diventerà re. Dopo 7 anni, allora finalmente si convincono, anche magari un po' spinti, e viene superata questa divisione. Ecco, per un piccolo periodo, sotto il re Davide e sotto il re Salomone dopo di lui, e un po' prima sotto Saul, viene superata la divisione delle tribù. Ma subito dopo questa divisione ritornerà. Ci sarà il regno del nord, che comprende 10 tribù, e il regno del sud, che comprende la tribù di Giuda e quella di Simeone. E spesso, pensate, questi fratelli dello stesso popolo faranno guerre tra di loro, si alleeranno con re stranieri per farsi la guerra. È una cosa terribile quando c'è la divisione del popolo di Dio. Davide in questo episodio conquista Gerusalemme, che diventerà per poco tempo la capitale del Regno Unito, di tutte le tribù di Israele, e che sarà la sede del Tempio del Signore. Ancora per noi Gerusalemme è questo segno di pace, il luogo dove il Signore ha dato la vita per noi. Ecco, le conseguenze di quando il popolo di Dio è diviso è che il progetto di Dio viene rovinato. Ecco, questo progetto che voleva formare un popolo, voleva dare a questo popolo una terra, un tempio, perché fosse un segno per tutti i popoli, e vedete come è arrivato l'esilio, prima del regno del nord, poi del regno del sud, e questo progetto di Dio è stato rovinato. Si aspetta il Messia perché possa ricostruirlo. Le cause di questa storia. Vedete, questa divisione nel popolo di Dio è nata da una divisione in una famiglia. Ecco, spesso non dobbiamo sottovalutare le divisioni che possono venire nelle nostre famiglie, nelle piccole realtà, perché possono generare delle divisioni, addirittura tra popoli, possono generare addirittura delle cose grandi, si possono diffondere, bisogna superare le divisioni subito. Cos'era capitato? Ecco, nella famiglia di Isacco, ecco che c'era questa divisione. Il papà preferiva Esaù, la mamma preferiva Giacobbe, e non amavano il loro figlio ugualmente. Ecco che allora nasce questa invidia tra di loro. Uno cerca di rubare la primogenitura all'altro, e allora Giacobbe deve scappare da suo fratello infuriato. E scappa, va a lavorare al nord, a Carram, dove incontra dei vecchi parenti, e lì Labano trova lo stratagemma per farlo lavorare gratis. Sapete come riesce a dargli la moglie sbagliata. Giacobbe si trova con 2 mogli, che invece amava Rachele, si trova anche Lia, e allora lì comincia questa invidia tra Rachele e Lia. Lia, poveri figli, Rachele non può averne, e da questa invidia nascerà l'invidia tra i fratelli. Sapete come arrivano addirittura a vendere uno dei loro fratelli, Giuseppe, che sarà schiavo in Egitto, a raccontare al padre che era stato ucciso. Ecco, da questa divisione verrà poi la divisione delle tribù. Certamente per il periodo che sono stati in Egitto, quando Mosè li ha liberati, ecco, c'è stato un po' di unità, ma poi, appena arrivati nella terra, di nuovo si è manifestata questa divisione nell'epoca dei giudici, fino alle conseguenze che ha avuto.
Solo l'esilio, solo la persecuzione ha salvato il popolo di Dio da questa divisione. Ecco, dobbiamo stare tanto attenti alla divisione nella comunità. Le divisioni nella Chiesa sono qualcosa di terribile, sono una cosa contro natura. Quando non ci amiamo nella comunità, stiamo lacerando il corpo di Cristo, stiamo facendo qualcosa di terribile. E spesso dobbiamo confessare che queste divisioni vengono per colpa di noi preti, perché non siamo capaci a volerci bene, a essere uniti, siamo a volte invidiosi gli uni degli altri, non parliamo. Ecco, forse anche per questo che abbiamo deciso noi di vivere insieme, tra noi sacerdoti, di dare questa testimonianza che ci si può voler bene e cerchiamo, e riusciamo, perché sono molto bravi, a incontrare, ad avere un rapporto di comunione con chi c'è stato prima di noi, a incontrarli. Ecco, abbiamo appena incontrato Don Daniele, ad esempio. Ecco, vedete come dobbiamo far di tutto per eliminare questa gelosia, questa invidia. E il diavolo, capite che ci mette lo zampino, vuole rovinare il suo popolo. Ecco, come ci ha provato con il primo popolo di Dio, così non pensate che sta lì con le mani in mano. Anche con noi trova tutti i modi per creare divisione, per mettere zizzania, perché sa che la divisione nel popolo di Dio può rovinare i progetti di Dio. Poi Dio è fantasioso, è capace di inventarne un altro quando gli roviniamo i progetti, però se qualche volta non glielo roviniamo, ecco, ci ha solo chiesto una cosa nostro Signore Gesù Cristo, amatevi gli uni gli altri, ha chiesto solo questo, del resto lo faccio tutto io, non preoccupatevi, ci ha chiesto questo, e allora facciamolo.